Buongiorno a tutti, sono Stefania Radman e queste tre domande, la produzione video di Varese News che vi fa scoprire i candidati sindaco della vostra città e in questo caso di Varese. Con noi c'è Francesco Tomasella, candidato della lista Varese Libera. Tutti i programmi parlano della necessità di aprire la città verso l'esterno, ma qual è il primo punto di riferimento esterno per Varese? Milano, la Svizzera oppure i comuni circostanti? Allora, secondo me, per prima escluderei la Svizzera. Io sono nato a Luino, ho abitato in diversi paesi di confine, a Porto Ceresio, a Ponte Tresa, oltre chiaramente che a Varese, e la escluderei perché lo svizzero ha un territorio molto simile a noi del Varesotto e viene in Italia più per fare acquisti, ma si ferma principalmente nelle città, nelle cittadine di confine. Quindi io mi concentrerei più invece sull'apertura sicuramente verso Milano, perché invece siamo certamente attrattivi per i milanesi e per gli altri, sui varesotti, quindi su chi viene dalla provincia di Varese, che però non deve essere spaventato dall'idea di venire a Varese, buttarsi nel traffico, non trovare parcheggio. Quindi diciamo bisogna migliorare per i varesotti la fruibilità e per i milanesi l'attrattività turistica. Queste sono, secondo me, le due strade da percorrere. È favorevole ad ampliare la zona pedonale del centro di Varese? Allora, se sì, dove? E se no, perché? Allora, io sinceramente non vedo una grande esigenza in tal senso, ma anche perché è un fatto che da un anno a questa parte, con i continui lockdown, tante attività commerciali purtroppo hanno chiuso, si vedono tante saracinesche abbassate. Quindi in realtà, secondo me, la prima esigenza è quella di ripopolare il centro di attività, di farlo rivivere da tanti punti di vista e quindi anche di ripopolarlo di nuove e attrattive attività commerciali. C'è da dire, c'è da prendere atto del fatto che l'amministrazione attualmente in carica ha voluto pedonalizzare via del Cairo. A questo punto, secondo me, l'area dove intervenire prioritariamente è quella di via Robbioni, perché via Robbioni ha degli edifici fatiscenti che danno un colpo nell'occhio, insomma, per chi arriva sia dal comune che dal corso Matteotti, e quindi l'area di intervento eventualmente da pensare di poter anche pedonalizzare è quella di via Robbioni. Che cosa servirebbe in più alla cultura varesina? Luoghi, contributi, promotori o idee? Allora, idee direi di no, ma perché ho sentito proprio un nostro simpatizzante che fa teatro, l'ho sentito di recente, insomma lo sento spesso, fa teatro da forse 40 anni a Varese, e mi ha detto che quando si è insediata questa amministrazione il sindaco in carica ha ricevuto circa 200 associazioni culturali del territorio. Questo vuol dire che se ci sono 200 associazioni culturali non sono poche, e quindi le idee evidentemente non mancano. Piuttosto lamentano le associazioni la mancanza di spazi e il fatto che i contributi vengano destinati principalmente alle associazioni, diciamo, principali, a poche associazioni grandi principali, mentre appunto di queste 200 associazioni che sono state ricevute in una prima fase, poche in realtà poi si sono sentite davvero diciamo coinvolte dall'amministrazione per quanto riguarda lo sviluppo della cultura varesina. E poi una cosa sicuramente da potenziare è la promozione, perché sicuramente da quel punto di vista si può fare di più,